Mercoledì 23 ottobre. Mercoledì della 29ª settimana del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Luca. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: Chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: Il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e ad ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli, di percosse ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. L'arrivo improvviso di un ladro in casa ricorda una sensazione di ansia e insicurezza, ma in fondo stimola a vivere ogni momento della propria vita in modo unico e intenso, proprio come se fosse l'ultimo. Questo brano ci ricorda che, non potendo prevedere e controllare l'imprevedibile, dobbiamo sempre essere allerta. La precaria situazione di incertezza che sempre viviamo non ha l'obiettivo di condurci a vivere con angoscia e paura, ma di porre l'attenzione su ciò che ci fa vivere bene e di concentrarci su ciò che rende piena la nostra vita, senza rischiare di sprecare nemmeno un attimo. Le parole di Gesù suonano come un ultimatum che può aiutare a valorizzare al massimo le relazioni e le attività che spesso trascuriamo o diamo per scontate. Apriamo gli occhi allora sulla presenza delle persone al nostro fianco, sulla possibilità che abbiamo di fare esperienze importanti, sulla libertà di essere noi stessi e sentire a fondo la pienezza che ci è dato di vivere. Questo è lo stile con cui dovremmo vivere ogni giorno, assaporare la bellezza custodita nella vita per scoprire il senso profondo di ogni cosa e arrivare alla fine contenti di aver vissuto tutto appieno. Alta Frequenza è un podcast dell'Azione Cattolica Italiana, realizzato dai giovani per i giovani, per accompagnare quotidianamente la preghiera personale attraverso la meditazione della Parola di Dio. Alta Frequenza è prodotto dalla Fondazione Apostolica Mactuositatem. La voce, la sigla, la supervisione del suono e della musica sono di Senape Production.